una giornata per troppo tempo dimenticata, sono diciamo una pagina triste di storia per quanto riguarda le foibe, così come i 350.000 italiani che sono stati costretti all'esodo dai comunisti di Tito nell'Italia orientale, che ha visto caratterizzarsi purtroppo con una tragedia immane appunto la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma anche il dopoguerra. Oggi siamo qui per ricordare a noi stessi e per tramandare anche alle future generazioni rispetto a delle pagine di storia che sono state per troppo tempo direi anche colpevolmente dimenticate da una parte dell'opinione pubblica italiana, ma soprattutto da chi ha avuto delle responsabilità a suo tempo, che ha condannato all'oblio tanti italiani, tanti fratelli italiani che hanno dovuto lasciare le proprie case e le proprie terre. Io penso che si debba tutti quanti in maniera responsabile concorrere a un percorso che porti ad una memoria condivisa. Sicuramente con l'istituzione della giornata del ricordo si è avviato un processo anche rispetto ad una maggiore sensibilità. Oggi vediamo che c'è una maggiore sensibilità rispetto alla giornata del ricordo, quindi c'è poco da strumentalizzare, non ci sono morti di serie A, non ci sono morti di serie B, c'è un percorso, c'è una storia, tutto quello che noi stiamo dicendo viene comunque rivendicato anche dagli esuli, da chi è rimasto, da chi oggi ancora ci dà la possibilità di ricordare, quindi da questo punto di vista non ci possono essere strumentalizzazioni, ma solo tanta tanta coscienza e tanta tanta responsabilità da parte di tutti.